Penso che l'iniziativa che stiamo facendo oggi qui con i compagni dell'Italia-Cuba di Livorno sia interessante in quanto riprende il Che come esempio e riferimento di comunismo. Però è anche interessante perché questo comunismo non è una cosa indifferenziata, ma cala in un momento in cui il capitale finanziario globalizzato impone, come vediamo, i tipi di sacrifici, di oppressione verso le masse popolari, verso gente come noi. Quindi il fatto di riferirsi a Che più che un doveroso omaggio a un rivoluzionario assolutamente importante nella storia del movimento comunista è anche un richiamo all'oggi, cioè al pensare a rimettere in piedi a livello di massa, eliminando differenze, particolarismi, ambizioni, eccetera, un percorso che riproponga il socialismo. A partire dal nostro paese, ma evidentemente in tutta l'Europa. Il discorso che appunto stiamo facendo qui, commemorando anche il Che, è appunto la lotta che lui ha portato avanti per garantire la transizione al socialismo. Il Che questo lo ha fatto negli anni 60, siamo ora, come si sa bene, a millennio avanzato e le forze produttive sono sicuramente a un livello di sviluppo in cui è possibile porsi il problema di costruire una società socialista. Quindi è un problema più che altro, come ben si sa, io non dico assolutamente nulla di nuovo, sottolineo degli aspetti elementari, è un problema di soggettività, perché le contraddizioni nelle quali sta affogando il capitalismo sono evidenti a tutti. Quindi è un contributo a riprendere un discorso tra comunisti, tra compagni, per questo obiettivo che apparentemente lontano diviene ed è possibile che divenga sempre più vicino.